un'azienda che esporta buona parte della merce che impacca, per cui ci sono tutte delle procedure doganali. Ogni stato che riceve la merce ha delle procedure un pochino a sé. Ci sono delle certificazioni speciali a seconda di dove andiamo come destinazione finale. Ad esempio l'India, la Cina sono paesi piuttosto problematici dal punto di vista documentale, perché richiedono delle procedure particolari e alle volte anche da un tipo di prodotto, tipo la pesca, la susina, rispetto alla mela o il kiwi, hanno delle normative differenti. L'embargo della Russia ha significato per l'Italia un problema decisamente importante, perché la Russia è un territorio molto esteso e quindi improvvisamente hanno deciso che non volevano più la nostra frutta e ci si è trovati con un'eccedenza di prodotto da dover destinare in altri paesi e di lì poi non si è mai più sbloccato. Ora riusciamo a portare in Lettonia, Lituania, Estonia. Bisogna essere un attimino più dinamici e soprattutto richiede un'ottima capacità di saper interloquire con più operatori, perché c'è chi si occupa del ricevimento della merce, c'è chi si occupa del confezionamento, chi si occupa degli ordini, e bisogna mettere insieme tutte queste informazioni e arrivare a avere un percorso ben definito, sapendo dove si va poi a concludere l'operazione della vendita.